Da parte mia non posso che ringraziare questi ragazzi per tutto l'impegno che ci hanno messo, per quello che hanno fatto, perché hanno fatto davvero un grandissimo campionato. Quindi vedo il bicchiere mezzo pieno, nel senso che sono molto contento di loro. Orgoglio misto alla consapevolezza di aver concluso la stagione con voti alti in pagella. Sono le sensazioni di Ciro Danucci, allenatore del Nardò. Alla prima esperienza in panchina, il 38enne ex centrocampista ha portato i Granata prima a una tranquilla salvezza, poi a stretto contatto con la zona playoff del girone H di Serie D, distante oggi 3 punti a 90 minuti dalla fine del campionato, un margine che lascia pensare che il quinto posto, oggi occupato da Casarano e Bitonto, sia irraggiungibile. Lo dice la logica, non ancora la matematica. Per Danucci determinanti sono stati anche gli stop causa Covid, che hanno costretto il Nardò a giocare 8 gare in un mese. Secondo me quelle 8 partite ravvicinate ci hanno un po' frenato nella rincorsa playoff. Potevamo, secondo me, raggiungerli facilmente se avessimo giocato quelle partite in un periodo più dilazionato di tempo. Alle spalle c'è il pareggio contro il Bitonto, risultato coinciso con la mancata riduzione delle distanze dal quinto posto. Sicuramente non è stata la nostra miglior partita dal punto di vista tecnico, dal punto di vista anche tattico. Siamo arrivati un po' sgonfi a questa partita. Capita, ci tenevamo a far bella figura davanti al nostro pubblico e ci è mancato tanto durante tutta l'annata. Siamo stati bravi comunque a crederci ancora, anche alla fine potevamo quasi vincerla con un mezzo rimpallo che poteva essere a nostro favore. Purtroppo abbiamo incontrato anche una squadra importante, una squadra scaltra, una squadra che ha perso tantissimo tempo, una squadra furba. L'ultima tappa della regular season è in programma domenica al Monterisi di Cerignola contro un Audace che ha gli stessi punti del Nardò, 49. Chiudere bene la stagione è l'imperativo, ma la testa è anche al futuro. Io tengo a dire che ringrazio veramente tantissimo la società, Alessio Antico, il presidente Donadei, il direttore Toma e il direttore sportivo Corallo, con il quale ho avuto un rapporto molto stretto, per la possibilità, grande possibilità che mi hanno dato. Spero che tutti pensiate che io sono stato all'altezza, spero che di aver contraccambiato ampiamente questa fiducia. Sono sicuro che magari ci potremo sedere, parlarne. Io sono una persona ambiziosa, loro sono un club ambizioso, se ci sono le possibilità di andare avanti insieme, con piacere.